soprattutto nel mondo di oggi. Ma quanto è lontano dalla mentalità dell'uomo? Lo scegliere una persona e dirgli davanti a Dio, io davanti a Dio mi prendo la responsabilità di te. Anche perché, fratelli, che cos'è in fondo il matrimonio? Il prendersi per mano in via definitiva per accompagnarsi lungo questo cammino terreno fino a giungere in paradiso. Quindi un domani il Dio onnipotente, che proprio non è l'ultimo dei mischi del mondo, beccherà il tempo e gli dirà: senti Ciccio, che hai fatto di questa donna che ti ho messo a fianco? E poi prenderà ella e gli dirà: senti amica mia, Ciccio è insopportabile, senti amica mia, cosa hai fatto di quest'uomo che ti ho messo a fianco? Io lo metto, diciamo, in maniera tale da vedere la curva dell'attenzione alta, ma fratelli miei, è una cosa seria, estremamente seria. Prego il Signore perché vi doni sempre quella grazia che vi consenta di scegliere giorno per giorno, specialmente nei vostri difetti, che li accogliate e li amiate sempre. Nel momento in cui vengono dubbi, dovunque siate nel mondo, io vi trovo. Io, Enrico, accolgo te, Elena, come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della vita. Io, Elena, accolgo te come mio sposo, Enrico come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Signore onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricordi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Amen. Elena, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Enrico, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono marito e moglie, io gli farei un applauso.